cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, ma è ovvio che loro stessi si devono aiutare da soli e in un secondo momento farsi aiutare, perché poi alla fine se stacchi la spina mentalmente puoi avere vicino che insiste, che ti dice e ti consiglia qualsiasi persona, che comunque poi vai in chiusura, ti autodifendi da questa cosa e quindi succede quello. Insomma, è stato una costante per gran parte del campionato. Non avessimo avuto tutti questi piccoli problemini, dettagli, e avessimo avuto un po' più di continuità, magari anche in partite che abbiamo perso le avessimo pareggiate, magari si poteva pensare al playoff in questo momento. Però ecco, questo mi sarebbe piaciuto chiudere con una vittoria in casa e ci siamo andati vicino, però alla fine i ragazzi hanno fatto comunque il massimo, e salvarsi con due giornate d'anticipo farei la firma, fosse così anche per l'anno prossimo, per la primavera che verrà. Mister, l'ha detto lei, per l'anno prossimo possiamo dire Barolo sarà confermato, sarà sicuramente il prossimo allenatore da parlare del Napoli. Sì, quando mi diranno, quando la società mi chiamerà e mi dirà questo, ve lo dirò, nel senso che non sono stato ancora contattato con la società, c'è un ottimo rapporto, c'è colloquio, quindi c'è scambio di opinioni, e in questa settimana con Gianluca Grava siamo stati comunque a contatto con la società. Io penso che loro aspettassero un po', a parte giustamente i problemi che loro hanno da risolvere magari a livello di prima squadra, e poi penseranno a noi, quindi io penso che la settimana prossima sarò chiamato e mi sarà detto se sono il prossimo allenatore della primavera del Napoli oppure no. Insomma, quindi c'è massima serenità e ovviamente voglia di rimanere, però non dipende da me. Mister, ora che la salvezza è stata raggiunta, in realtà già da ieri, possiamo anche parlare un po' di playoff? Cioè, in questa stagione c'è stato un momento in cui lei ha pensato, oltre la diplomazia con sì, noi giornalisti, questa è una squadra che può fare i playoff, può arrivare ai playoff? No, io il valico nel momento dove noi potevamo decidere se fare un campionato o un altro è stata la partita col Chievo. Siamo arrivati col Chievo, dove noi avessimo vinto quella partita saremmo andati, mi sembra, a 13 punti dalla quart'ultima, e lì si poteva pensare a fare un campionato diverso, perché comunque battevi una diretta concorrente per i playoff. Però quella partita è stata un po' particolare, ci sono mancati un po' di giocatori importanti e magari noi ci siamo arrivati un po' troppo carichi, perché poi tante volte la linea sottile tra la presunzione e il sentirsi forti, quindi con la testa, quindi noi siamo andati un po' più sulla presunzione, e il gol dopo 20 minuti del Chievo ci ha un po' schiaffeggiato e non siamo più riusciti poi a tornare in partita, anche se poi vai a vedere l'occasione di Ciro Palmieri che poteva magari pareggiarla. Ecco, quindi in quel momento l'obiettivo è sempre stata la salvezza, però è ovvio che vincendo quella partita e poi andando incontro a tutte le partite difficili si poteva pensare diversamente, ma perdendo quella non c'è stato assolutamente scampo, e quindi è stato giusto così, insomma. 22esimo sigillo stagionale per Palmieri, per Gaetano, che comunque continua a dimostrare di poter giocare anche ad alti livelli in Serie A. Pensa di poterlo allenare anche nella prossima stagione? E come valuta la partita di Esposito? Beh, forse per allenarlo per la prossima stagione dovrei essere al posto di Ancelotti in caso, ma non penso possa andare così, insomma, quindi questa è una valutazione che farà la società, se tenerlo in prima squadra o mandarlo a giocare non compete a me. Io ovvio che quest'anno ho cercato di gestirlo nel migliore dei modi, io penso che Gianluca sia migliorato tantissimo, soprattutto quando la palla ce l'hanno gli avversari. Poi ovvio che quando la palla ce l'abbiamo noi e quando soprattutto ce l'ha lui, lo conoscete meglio di me, Gianluca, quindi io è ovvio che me lo sono goduto e spero che se lo possano godere magari la prima squadra l'anno prossimo, ma non compete a me assolutamente dire questo. Mister, molti giocatori sono alla fine di un ciclo e saranno pronti l'anno prossimo al salto nel mondo dei pro. Che consigli si sente di dare a questi ragazzi? Ma gliel'ho detto anche adesso, per quanto riguarda la mentalità, chiunque di loro andrà via e gli allenatori che troveranno, che possa essere qualsiasi tipo di categoria, dalla Serie D, dall'Eccellenza, dalla Lega Pro o alla Serie B, insomma, dove troveranno squadra, chi andrà via, ci deve essere il massimo impegno sempre, il rispetto, ma più che altro il volere tutto e dare tutto, soprattutto nella settimana, che poi è quella che ti porta al risultato finale del sabato, della domenica. Non si devono mai sentire appagati, perché nel momento che si sentono appagati può succedere un secondo tempo tipo oggi in certe situazioni, quindi sono consigli che tu gli puoi dare, ma sono consigli che magari l'allenatore diventa in secondo piano e entra più
un padre o una persona più grande di loro che magari ha fatto questo sport e sa cosa vuol dire. Se durante la stagione ci vuoi raccontare se c'è stato qualche episodio che le è particolarmente piaciuto, a parte quello con la società dopo la sconfitta con la Roma, no? Dove fu chiamato a Castelvolturno, la società fece sentire la vicinanza, ma c'è stato anche qualche altro episodio che lei ricorda? Ma se devo pensare a qualcosa è l'abbraccio dei ragazzi o di Gianluca dopo un gol, quando vengono e vengono ad abbracciarti, non è scontato. E questo l'ho avverto dagli allenamenti, per come mi seguono, c'è sempre stato massimo rispetto, non mi è mai stato mancato di rispetto da parte di nessuno di questi ragazzi, e penso che sia molto importante, perché nell'epoca in cui viviamo basta poco per un ragazzo a quest'età non pensarla come te e comportarsi da maleducato, quindi è anche un complimento che faccio alle loro famiglie, perché comunque stanno crescendo dei ragazzi che hanno la testa sulle spalle, che poi ovviamente nel loro sport, quindi il calcio, possono commettere degli errori, ma l'importante è che nella vita, diciamo, in generale siano così. Quindi mi porterò dentro sicuramente per quest'annata, ovviamente il campionato che abbiamo fatto, ma quando ti vengono ad abbracciare in panchina i ragazzi non è per niente scontato, è la cosa più bella, insomma. Mi sta ragionando in vista della prossima stagione, da quelli che hai avuto e che continuerai ad avere, penso 2001, Lovisa, Mamas, Sgarbi, che garanzie ti aspetti? Come pensi possono trascinare gli altri che poi arriveranno? Beh, sicuramente l'anno scorso sono arrivato e non mi conosceva nessuno, a prescindere da chi fosse qua come fuori quota o da chi arrivava dall'Under 17. L'anno prossimo, dovessi essere io l'allenatore, sicuramente sei un passo, un gradino un po' più avanti, perché avrai nel gruppo 2002 dei 2001 e anche magari qualche fuori quota 2000 che sicuramente mi potranno dare una mano. E spero mi possano dare una mano, in caso fosse, perché servirebbe soprattutto questo, servirebbe fare capire a chi sale quanto è difficile questo campionato, sarebbe utile che magari loro parlassero anche per me, insomma, quindi diciamo che potrò urlare un po' meno perché magari in campo riesco ad avere chi già è stato con me, già sa come funzionano tante cose, però questo lo vedremo, perché come ho detto prima non so se sarò io. Grazie. Grazie.